Benvenuti nello speciale di Halloween dedicato alla mummia del Similao, o per gli amici Ötzi. Oggi, per festeggiare questa giornata, il 31 ottobre, anche se potrebbe non essere il 31 ottobre in questo momento, voglio parlare di una storia di paura, di una storia macabra. E visto che il tema di questa serie è Ötzi e che mi piace sconvolgere l'ordine naturale delle cose, partirò dalla fine, quindi vi parlerò degli ultimi tragici giorni di Ötzi e della sua morte. Ma che cosa è successo in quegli ultimi giorni in alta montagna? È un vero e proprio cold case della preistoria, quindi un very, 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 very cold case. E sono sicura di stupirti perché il caso è ancora aperto e quindi tratterò l'argomento come una vera detective sulla scena del crimine. Ah sì, e sono Archiomilla, non so, forse non mi avevi riconosciuto con questa mascherina perché sono irriconoscibile come Superman quando mette gli occhiali. Ma prima di continuare con questo cold case, invito tutti coloro che non l'abbiano ancora fatto a iscriversi al canale e a schiacciare la campanellina per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale. E ne approfitto naturalmente anche per dare un caloroso benvenuto e bentornato a tutti coloro che sono già iscritti e che mi supportano. Ora, se siamo pronti, possiamo cominciare! Ciao, io sono Archiomilla e in questo canale ti porto con me nel meraviglioso mondo dell'archeologia. Oggi inizia un lungo percorso alla scoperta di una delle mummie più famose della storia, l'uomo del Similao, o per gli amici, Ötzi. Come sempre, trovi le fonti che ho utilizzato per questo video in descrizione. E ora, andiamo avanti! Radiografie e TAC hanno rivelato la presenza di una punta di freccia sotto la scapola sinistra del corpo di Ötzi. Questa freccia è risultata fatale per il nostro amico Ötzi. Infatti, avendo reciso una delle arterie principali del corpo umano, ne ha determinato la morte per dissanguamento in pochissimo tempo. Ma questo non è l'unico segno di lotta presente sul corpo di Ötzi. La mano destra infatti presenta microfratture e un profondo taglio sul palmo, causato probabilmente da uno scontro corpo a corpo, nel tentativo di Ötzi di fermare la lama di un pugnale proprio con la mano. Tentativo che gli è riuscito per quella volta, tant'è vero che la ferita porta i segni della guarigione. Tuttavia, questo fu uno dei molteplici scontri che Ötzi dovette affrontare negli ultimi giorni della sua vita. Oggi non abbiamo dubbi sul fatto che Ötzi sia stato ucciso e quella punta di freccia è proprio la testimonianza dell'aggressione finale che è costata la vita all'uomo del Similao. Ma sorprendentemente il dibattito sul perché sia stato ucciso Ötzi è ancora aperto. Mi sembra legittimo anche chiedersi se si riuscirà mai a chiuderlo. Ma qui comincia la nostra indagine, perché si aprono due possibili scenari, entrambi supportati da prove, che però naturalmente non sono conclusive, altrimenti non sarebbero più due gli scenari. La prima ipotesi, quella che definiamo come mainstream, perché anche la prima che è stata sviluppata e che si è diffusa, è la cosiddetta disaster theory, la teoria del conflitto e dell'assassinio ad alta quota. Questa ipotesi implica che l'omicidio sia avvenuto ad alta quota e quella sia proprio la cosiddetta scena del crimine. Quindi Ötzi sarebbe morto in alta montagna e lì sarebbe rimasto per i successivi 5.000 anni, fino a quando fu ritrovato nel 1991. La seconda ipotesi, quella meno conosciuta dal grande pubblico ma altrettanto affascinante, è la cosiddetta social theory. Secondo questa teoria ci troveremmo di fronte a un particolare rito funebre e il luogo di ritrovamento del corpo di Ötzi sarebbe quindi una deposizione secondaria, una vera e propria sepoltura, insomma. Bene, queste sono le due ipotesi principali che sono state fatte riguardo la fine di Ötzi. Ci siamo?
Ti ha già preso quella sorta di moto di ribellione verso la seconda ipotesi che ti fa pensare, ma che fesseria è questa? Come fa una sepoltura a essere fatta così, che era tutto sparpagliato in giro per il ghiacciaio, con tutte le cose sparse, con la pancia in giù, eccetera, eccetera? Bene, aspetta, perché vedrai che alla fine avrai perso tutte queste certezze. Ma andiamo a analizzare ipotesi per ipotesi. Partiamo naturalmente dalla prima ipotesi che abbiamo detto, quella mainstream, quella anche più intuitiva e generalmente riconosciuta, anche quella più radicata nella mente delle persone e quindi più difficile da sradicare, se vogliamo. Ma ciò nonostante, anche questa ha bisogno di essere supportata da delle prove, non basta l'intuito. Perciò vediamo quali sono questi elementi a sostegno della prima ipotesi. Il primo elemento è sicuramente il brevissimo tempo intercorso tra la ferita della freccia e la morte di Ötzi. Un altro elemento è la posizione innaturale del braccio sinistro che, come potete vedere, si trova completamente dislocato sotto il corpo di Ötzi in una posizione assolutamente innaturale e che, come hanno testimoniato le analisi medico-legali e di archeologia forense, non poteva essere stato causato da una dislocazione dell'arto post-mortem. Quindi deve essere necessariamente la posizione primaria in cui il nostro Ötzi è perito. Un altro fatto a sostegno dell'assassino in alta quota è proprio che avesse mangiato il suo ultimo pasto poco tempo prima di morire, appunto, circa 2 ore prima, in un momento in cui si trovava già ad alta quota. Inoltre, le condizioni particolari di conservazione del corpo di Ötzi fanno pensare che questo debba essere stato immediatamente dopo la morte coperto da neve e ghiacci, in modo da non essere attaccato da animali e tantomeno da essere soggetto a un principio di decomposizione. Ricordiamo che Ötzi è una mummia naturale. Infine, c'è la posizione apparentemente casuale degli oggetti ritrovati intorno al corpo di Ötzi, un po' come se li stesse proprio usando nel momento in cui venne ucciso. Quello che emerge da questo insieme di elementi è un quadro in cui Ötzi avrebbe subito un'imboscata da parte dei suoi assalitori. Mentre se ne stava bello bello a farsi i fatti suoi in alta montagna, dopo aver mangiato anche un lauto pasto, sarebbe stato colto all'improvviso nella situazione in cui poi noi, 5.000 anni dopo, l'abbiamo ritrovato. E questa, appunto, come dicevo all'inizio, è proprio la prima ricostruzione che è stata fatta del ritrovamento di Ötzi, quella diciamo più a caldo, quella intuitiva, che si è poi solidificata nell'immaginario comune. Ma come vedremo tra poco, non riesce a unire tutti i puntini di questo cold case e anzi lascia aperte diverse questioni, lasciando quindi forti dubbi sulla sua attendibilità. Ma allora analizziamo la seconda ipotesi, quella della sepoltura rituale. Le controdeduzioni della seconda ipotesi sono un po' più complesse e riguardano essenzialmente 3 aspetti di questo ritrovamento. Il primo aspetto riguarda la conservazione del corpo e della sua attrezzatura. Il secondo aspetto riguarda l'analisi spaziale del contesto. Il terzo aspetto riguarda proprio le caratteristiche del vestiario e della sua attrezzatura. Ma andiamo a vedere questi 3 aspetti nel dettaglio. Partiamo quindi dal primo elemento, ovvero la conservazione del corpo. Abbiamo detto nella prima ipotesi che il corpo si è mummificato in tempi molto brevi, probabilmente essendo rapidamente ricoperto da neve e ghiaccio subito dopo la morte di Ötzi, salvaguardandosi così dall'attacco di possibili animali e dalla decomposizione. Tuttavia, recenti analisi hanno dimostrato che il corpo si deve essere asciugato in qualche modo prima all'aria, benché gelida, piuttosto che nel ghiaccio o nella neve, quindi prima in un ambiente secco piuttosto che in un ambiente umido, e solo successivamente sarebbe stato sottoposto a un passaggio continuo da umido a secco, con una conseguente dilatazione del tempo necessario alla mummificazione del corpo.
cosa che cozza naturalmente col fatto di restare in un ambiente non protetto alla mercé delle intemperie e degli animali. Se l'eventualità non è impossibile, è certamente altamente improbabile. E se il corpo di Ötzi fosse stato traslato dall'alta montagna verso un altro luogo in attesa di poterlo seppellire, beh, avremmo dei confronti etnografici di questa usanza, anche recenti. Infatti ci sono testimonianze che vanno dal XVI al XX secolo, per l'area alpina, in particolare per l'area del Tirolo. Per coloro che morivano nei mesi invernali, infatti, c'era la pratica di mantenere questi defunti in luoghi freddi come freezer, ci possiamo immaginare le temperature comunque della montagna, in attesa che ci fosse il disgelo e che quindi i ghiacci insieme alla terra si scongelassero e permettessero di seppellire questi defunti. Forse questo è quello che è successo anche a Ötzi. Sicuramente potrebbe avvalorare la tesi del rito funebre a questo punto. Ma il medesimo ragionamento può essere fatto per l'attrezzatura di Ötzi, che non si potrebbe essere mantenuta in quello stato perfetto a seguito di una lunga esposizione non protetta. Innanzitutto è veramente difficile pensare che con tutto quel prezioso equipaggiamento gli assalitori di Ötzi non abbiano portato via nulla, soprattutto quell'ascia di rame che per l'epoca era un vero e proprio status symbol, oltre ad avere un enorme valore. Certamente possiamo anche pensare che gli assalitori avessero portato via qualcos'altro di più prezioso, tuttavia questo non lo sapremo mai. E dal mio punto di vista questo resta come un fortissimo punto di domanda. Ma non è finita qui! Infatti, grazie all'analisi dei pollini ritrovati nel suo apparato digerente, è stato possibile stabilire che il momento della dipartita di Ötzi fosse durante l'inizio della primavera. Questo lo stabiliamo perché, essendo stati trovati all'interno del suo corpo, significa che li aveva assimilati, li aveva ingeriti sicuramente poco prima di morire. Mentre i pollini che sono stati trovati attorno al suo corpo, nel luogo della sua ipotetica sepoltura, comunque nel luogo appunto dove è stato ritrovato, ci danno indicazione di un momento successivo della primavera, verso la fine della primavera appunto, dando così uno scarto di circa un mese e mezzo, due, tra la morte di Ötzi e la sua deposizione finale. Non so tu, ma io ormai a questo punto non so più che cosa credere. E devo dire anche che questa seconda ipotesi è molto più affascinante, non credi? Ma continuiamo la nostra indagine. Proseguiamo quindi con l'analisi spaziale del ritrovamento di Ötzi e qui andiamo veramente sul tecnico. Infatti lo studio della posizione di tutti gli elementi ritrovati nel contesto in cui è stato ritrovato il corpo di Ötzi ci porta a vedere un flusso. Quindi ci fa capire che la posizione originale di questi oggetti e anche del corpo di Ötzi non è quella in cui l'abbiamo trovato, ma ci indica un flusso che parte dalla piattaforma litica di circa 2 metri per 1 che si trova un po' più a monte rispetto a Ötzi, come vediamo in questa immagine. Non sappiamo dire se la piattaforma sia del tutto naturale, ma utilizzata come deposizione di Ötzi, o sia anche parzialmente artificiale. La statistica e le simulazioni sperimentali dimostrano che gli oggetti non sono posizionati casualmente, ma si trovano concentrati in due punti, attorno alla piattaforma più in alto e concentrati in un salto di quota sottostante. E infine il terzo aspetto, il vestiario e l'attrezzatura di Ötzi. In particolare le sue scarpe non erano assolutamente adatte alle scalate in alta montagna e si sarebbero inzuppate d'acqua in brevissimo tempo. Inoltre è veramente difficile immaginare che un uomo braccato da degli inseguitori che hanno già più volte tentato di farlo fuori sia scappato in alta montagna a più di 3000 metri portandosi dietro una congerie di oggetti enorme, cioè praticamente si è portato dietro un baule di roba, persino due contenitori di braccia accese. Insomma, cosa stai facendo? Stai scappando o stai organizzando un picnic in montagna?
Sicuramente questa è una questione che lascia perplessi, perché se ci pensi, se stai scappando da qualcuno che ti sta per uccidere, che ti vuole uccidere, te l'ha già dimostrato diverse volte, ti alleggerisci il più possibile, secondo me. Chi lo sa com'è andata veramente? Come dicevo all'inizio, infatti, il dibattito sulla fine di Ötzi è ancora aperto e come hai visto, non c'è niente di scontato in questa storia. E mi piacerebbe sapere, alla luce di quanto ti ho appena raccontato, che idea ti sei fatto tu a questo punto. Siamo quasi giunti alla fine di questo lungo e complicato video, che spero ti sia piaciuto. E se così è, metti un like qui sotto, lascia un commento e, se ti va, supportami con una piccola donazione su Ko-fi. Trovi il link in descrizione. Ma prima di salutarci, ti lascio con una chicca. Lo sapevi che il famoso Ötzi ha un gemello? No, non sono impazzita, non intendo un fratello gemello, ma un ritrovamento gemello. Una situazione simile, infatti, e confrontabile con quella di Ötzi è stata recentemente scoperta in Svizzera, nello Schniedejoch. Insomma, da cui il nomignolo di Schnidi. Potrebbe essere l'argomento di una prossima serie. Ma prima finiamo questa. Ti aspetto al prossimo video sulla dieta di Ötzi. Mi raccomando, non perdertelo. E intanto ti saluto. Baci baci. Ciao!